Canto 20. Nessun volere riesce a resistere ad un volere più grande. Perciò, per compiacerlo contro la mia volontà, estrassi dall'acqua la spugna non satura. Mi mossi, e la mia guida si mosse per gli spazi non occupati dalle anime, proprio rasente la parete rocciosa, così come sulle mura di cinta si va rasente i merli. Infatti, le anime che scioglievano in lacrime a poco il peccato dell'avarizia si avvicinavano troppo dalla parte opposta alla roccia, sull'orlo esterno della cornice, e non lasciavano da quella parte il minimo spazio per poter passare. Sì, maledetta lupa, che rappresenti l'avarizia e la cupidigia, antica quanto il mondo, che più di tutte le altre bestie fai strage di anime per la tua fame insaziabile, che non ha mai fine. Oh cielo, da cui movimenti nasce la credenza che le condizioni della vita terrena mutino forma, dimmi, quando verrà colui in grado di liberare il mondo da questo peccato e per opera del quale dunque questa maledetta lupa finalmente sparirà, abbandonerà la terra per tornare nell'inferno? Noi camminavamo dunque a piccoli passi lenti, ed io ero attento alle anime che udivo piangere e lamentarsi in modo da destare pietà. Allora per caso udii un'anima dinanzi a noi che invocava «Dolce Maria!» come può fare una donna gravida quando si avvicina al parto, e seguitava dicendo «Fosti tanto amante della povertà come si può vedere dall'umile stalla in cui deponesti la creatura sacra che portavi nel tuo seno!» «Oh, buon console Fabrizio, preferiresti possedere virtù con povertà piuttosto che gran ricchezza con disonestà!» Queste parole mi colpirono al tal punto che mi feci avanti per conoscere l'anima della quale sembrava provenissero. L'anima esaltava il dono generoso che fece San Nicola a tre fanciulle per condurre ad un porto onorato la loro giovinezza. «O anima che parli tanto giustamente bene, dimmi chi fosti», dissi, «e dimmi perché tu sola tra tanti avari penitenti richiami alla memoria queste azioni degne di lode. Non sarà certo senza ricompensa la tua risposta se io ritornerò, come certo, nel mondo dei vivi, a compiere il corso della breve vita mortale che corre rapidamente verso il suo termine». Ed egli: «Io risponderò non nella speranza di ottenere il sollievo che potrebbe derivarmi dalle preghiere dei viventi, bensì per la grazia divina che così chiara risplende in te, prima ancora che tu sia morto. Io fui il capostipite di quella dinastia di sovrani, pianta dannosa, che stese la sua ombra e la sua influenza funesta su tutta la cristianità, corrompendola tanto che ormai raramente si trae da essa qualche buon frutto, un principio, un'espressione virtuosa. Ma se le città di Douai, Lille, Gand de Bruges, cioè tutte le Fiandre, potessero, sarebbe presto fatta vendetta di questa mala pianta, ed io stesso chiedo la vendetta a Dio, a colui che tutto giudica. Sappi quindi che in vita fui chiamato Ugo Capeto. Sono nati da me Filippi e Luigi, tutti i nomi appunto con i quali si sono alternati i re di Francia che mi sono succeduti e dai quali, infatti, nei tempi recenti è retta la Francia. Io fui figlio di un mercante di buoi di Parigi, secondo una leggenda, quando si estinsero tutti i re dell'antica dinastia dei Carolingi, tranne uno che vestì l'abito monacale. Mi trovai allora stretto nelle mani tutto il potere e tanta potenza di ricchezze recentemente acquisite e tanti amici, e quindi mio figlio Roberto I fu incoronato re. Da mio figlio cominciarono dunque ad essere consacrati re i suoi discendenti, finché il miraggio della contea di Provenza non tolse ai miei discendenti ogni pudore a fare il male. La mia discendenza valeva poco, insomma, non diede segni di valore, ma neppure diede segni di malvagità. A questo punto la mia stirpe cominciò a far rapine con la violenza e l'inganno. Poi, per fare ammenda di un'usurpazione, si impadronì del Ponthieu, della Normandia e della Guascogna.
Poi Carlo I d'Angiò, fratello di Luigi IX, venne in Italia, chiamato dalla Chiesa, per cacciare gli svevi. E così ancora, per ammenda di tale atto di prepotenza, fece decapitare a Napoli, dopo la sconfitta di Tagliacozzo, il giovinetto Corradino, l'ultimo degli svevi, che aveva appena 16 anni. Quindi, non ancora soddisfatto, per espiare di nuovo, commise un altro delitto, facendo avvelenare San Tommaso d'Aquino. Io vedo un tempo molto vicino in cui un altro Carlo uscirà fuori dalla Francia per far conoscere meglio se stesso e la sua stirpe angioina. Esce dalla Francia senza un vero esercito, ma soltanto con la lancia di Giuda, l'arma del tradimento, e preme forte quella lancia nel ventre di Firenze al punto da farlo scoppiare. Quindi Carlo di Valois da questa impresa non guadagnerà un regno, ma acquisterà soltanto la vergogna del tradimento, tanto più riprovevole per lui quanto più lieve egli giudicherà un'opera così dannosa ed un peccato così grave. Poi io vedo l'altro, ossia Carlo II d'Angiò lo zoppo, quello che uscì dalla sua nave per essere fatto prigioniero, quando nella battaglia di Napoli fu sconfitto dalla flotta degli Aragonesi, comandata da Ruggero di Lauria, vendere sua figlia, Beatrice, patteggiando il prezzo del matrimonio, come fanno i corsari quando vendono le figlie degli altri come schiave. Oh, cupidigia dei beni terreni, quali peggiori danni puoi tu far commettere ancora alla nostra stirpe, dal momento che hai trascinato i miei discendenti al tuo giogo, al punto che essi non si fanno più alcun riguardo e rispetto neppure per i propri figli. Affinché tutto il male che sarà fatto dai miei discendenti e quello che essi hanno già fatto a Paia Minore, ti dirò che vedo entrare in Anagni l'insegna del re di Francia e vedo Cristo essere fatto prigioniero nella persona del suo vicario. Vedo Cristo divenuto ancora una volta oggetto di derisione. Vedo rinnovare così l'offerta dell'aceto e del fiele che furono dati a Cristo sulla croce, mentre veniva ucciso assieme ai ladroni redivivi. Vedo il nuovo Pilato, Filippo il Bello, diventato tanto crudele che non si appaga di ciò, ma arbitrariamente volge la sua cupidigia contro i templari. Oh Signore, quando potrò avere la letizia di vedere in atto la tua vendetta, che pur essendo a noi ignota ed impenetrabile, rende dolce il tuo sdegno? Per quanto riguarda invece ciò che io dicevo di Maria, unica donna sposa dello Spirito Santo, che ti ha indotto a rivolgerti a me per qualche spiegazione, cioè per capire il perché si recitano esempi di povertà, ti dico che questo accade perché questi esempi corrispondono a quanto è prescritto a conclusione di tutte le nostre preghiere, per tanto tempo quanto dura la luce del giorno. Infatti, quando giunge la notte, cominciamo a recitare parole contrarie, e cioè relative non alla povertà, bensì ad esempi di avarizia punita. Noi ripetiamo allora l'esempio di Pigmalione, re di Tiro, che la brama dell'oro fece diventare traditore, della sorella e del cognato, quindi ladro di tesori di Sicheo ed uccisore dei congiunti. Poi ripetiamo la miserevole condizione di Mida, re della Frigia, avido d'oro, e della drammatica conseguenza della sua preghiera a Bacco, preghiera bramosa di ricchezze, per la quale è necessario che si rida ogni volta che se ne parla. Poi si ricorda il temerario Acan, l'ebreo che rubò parte del bottino di Gerico e attrasse su di sé l'ira di Giosuè, che lo fece lapidare. Poi accusiamo insieme al marito Anania, Safira, ripetendo l'accusa del loro peccato. Quindi ricordiamo Eliodoro, e viene ripetuto con infamia per tutta la cornice intorno al monte il nome di Polinestore, re di Tracia e genero di Priamo, che uccise il cognato Polidoro per rubargli il tesoro. Ed infine qui si grida: «Oh Crasso, diccelo, perché tu lo sai, di che sapore è l'oro?» Talora si ricordano questi esempi, chi a voce alta e chi a voce bassa, secondo l'intensità del sentimento che ci sprona ad andare, ora più rapidamente, ora meno, e ad incidere nel canto,
come ad una gara canora, in un tono ora più basso, ora più alto. Per questo ti dico che poco fa non ero io solo a ricordare gli esempi di povertà dei quali qui si parla durante il giorno, solo che qui accanto a me nessun'altra anima alzava la voce, e per questo tu hai sentito solo la mia voce. Ci eravamo già allontanati da quell'anima e cercavamo di superare la strada. Ci affrettavamo tanto quanto ci era consentito dalle difficoltà del percorso, quando io sentii tremare la montagna, come se stesse precipitando, per cui mi prese uno spavento simile a quello di uno che vada a morire. Certamente l'isola di Delo non fu scossa così fortemente dalle onde e dal vento, prima che Latona, perseguitata dall'ira di Giunone, vi si fermasse per cercare rifugio e per partorire due figli Apollo e Diana, ossia il sole e la luna, i due occhi del cielo. Poi in tutte le parti del purgatorio si sentì un grido così forte che il maestro si fece vicino a me, dicendomi: «Non temere, finché io ti guido, finché tu sei con me». Per quello che io potevo capire dai più vicini, dei quali si potevano sentire le parole, udii gridare «Gloria a Dio nel più alto dei cieli!», citando le parole degli angeli alla nascita di Gesù. Noi stavamo fisicamente immobili e con l'animo sospeso, come quei pastori che per primi, secondo il racconto evangelico, sentirono quello stesso canto, fino a che il terremoto non cessò ed il grido ebbe fine. Poi riprendemmo il cammino che ci portava verso la purificazione, guardando quelle anime che giacevano per terra e che, quando il grido ebbe termine, tornarono all'abituale pianto. Se la mia memoria non mi inganna, mai l'ignoranza delle cause di un fatto a cui avessi assistito mi fece desiderare così ardentemente quanto allora di conoscerne le cause. Né io osavo, per la fretta di Virgilio, rivolgergli domande, né d'altra parte con le sole mie forze riuscivo a capire, a scoprire qualcosa. Me ne andavo così avanti, timido e pensoso, timoroso di chiedere e riflettendo da solo su ciò che avevo visto.